collaborazione con Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Paganella Ski, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Funivie Folgari da Emma Rilleva. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di Sportor.tv, la multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata a due grandi eventi di questo fine stagione 2019 per il mondo della neve. Nella prima parte abbiamo parlato della finale Master da Pampeago in Val di Fiemme, ora siamo al Passo San Pellegrino nella bellissima Val di Fasso per parlare della 22esima edizione della Scufoneda, il festival del Telmark e del Freeride. Siamo con Felice Canclini, detto il Vecchio, che è l'organizzatore, l'anima di questa Scufoneda anche quest'anno, 22 anni, sembra ieri, un successo unico nel mondo del freeride del Telmark. Complimenti Felix. Intanto grazie, hai detto delle cose molto vere, passano gli anni, noi non li sentiamo, ci sembra ieri, ma siamo già a 22 anni di esperienza. Tanta gente, ambiente bello, abbiamo parlato col Padre Eterno, è arrivato anche il sole, neve bella, non possiamo lamentarci. 5 giorni di festa, di convivialità, no? Del mondo del Telmark e del freeride, tante escursioni nel cospetto delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, tanta gente da tutto il mondo, sempre più internazionale. Sì, effettivamente abbiamo la fortuna, secondo me la fortuna è anche la logistico, le Dolomiti sono un'attrattiva, la gente viene anche dall'estero, perché le Dolomiti sono una certezza, sono una garanzia. Noi ormai 22 anni di esperienza sanno che non possiamo sbagliare, perché abbiamo sempre gli occhi puntati e ogni anno diamo il meglio e daremo sempre di più. Qual è la peculiarità della Scufoneda e del suo successo? Ma la Scufoneda è montagna e benessere. Attorno alla Scufoneda non è solo sci, telemark, ma è anche altro. Il benessere parte dal massaggio, l'ambiente, lo snow yoga, i momenti di meditazione, l'amicizia, i momenti conviviali, quello è il pezzo forte della Scufoneda. 5 giorni di grande festa nella bellissima Val di Fassa, fra Moena, San Pellegrino e tutto il suo contorno. Sì, abbiamo iniziato l'Alpe di Lusia, poi siamo stati al Passo Pordoi, giornata fantastica, location perfetta, siamo andati a Oberega in Pampeago, anche lì perfetto, 2 giorni a San Pellegrino, chiudere in bellezza. Parole bellissime quelle che ci ha detto El Vecchio, Felice Canclini, il presidente degli Scufon del Cogo, che organizza questa Scufoneda, ma altra anima importante della Scufoneda è Virna Pierobon, l'ufficio stampa, una donna di classe, una donna che da tanti anni segue il mondo della comunicazione. Il successo, Virna, di questa Scufoneda, la festa del Telmark e del Freeride, qual è? Un mix di elementi, ma soprattutto il fatto che da 22 anni abbiamo raccolto la passione di questi entusiasti appassionati del telemark e del freeride, che sono diventati amici e che la Val di Fassa raccoglie in delle giornate che diventano di anno in anno indimenticabili. Giornate indimenticabili a fine stagione che fanno bene anche all'economia del territorio. Fanno benissimo, soprattutto perché la Val di Fassa ha avuto quest'anno degli eventi, diciamo, sportivi importantissimi come i campionati mondiali junior di sci alpino, però la Val di Fassa è sempre presente nello sport e nei grandi eventi e si presenta come cornice e contenitore sempre straordinario. Non potremmo avere una location migliore, soprattutto siamo qui di casa e a casa. Grazie a Virna Pierobone e a Felice Canclini, organizzatori di questa Scufoneda. Ora parliamo della bellissima Val di Fassa col direttore dell'azienda per il turismo, Andrea Weiss. 22esima edizione della Scufoneda, un grande evento qui nella bellissima Val di Fassa, una valle importante, un evento importante per il vostro territorio, una stagione invernale da fine novembre a fine aprile e poi subito con l'estate, tanti eventi per far sì che la Val di Fassa è al centro del turismo internazionale. Sì, sicuramente Scufoneda è un appuntamento ormai classico per la chiusura dell'inverno qui in Val di Fassa. Si ricorda da dove siamo venuti, le origini dello sci. La Val di Fassa vive dello sci, abbiamo un'economia legata allo sci, perciò sicuramente un momento di festa per i più giovani, ma ricordare anche il Telemark, no? Da dove è cominciato lo sci, e adesso abbiamo la fortuna di godere di materiali molto più evoluti che fanno sì che tutti possano sciare e godere delle Dolomiti.
Bellissime le parole di Andrea Weiss, direttore dell'azienda per il turismo della Val di Fassa, su questo bellissimo territorio. Una presenza importante qui alla Scufoneda, alla scuola di sci Moena Dolomiti. Siamo con Alberto Costner, che è il direttore di questa scuola di sci. Importante la vostra presenza per istruire al telemark, a questa sciata a tallone libero. Quanto è importante la figura del maestro per capire e apprendere questa antica sciata? Ma noi ormai collaboriamo da tantissimi anni con la Scufoneda e mettiamo a disposizione i maestri per poter portare avanti questa, come dici tu, questo modo del tallone libero. Mettiamo dei maestri a disposizione che possono insegnare ai principianti come si fa il telemark. Il telemark è una sciata antica che sta ritornando in auge. Voi maestri di sci, oltre 12.000 in tutta Italia, tra i più bravi al mondo, siete una figura importante per chi ama la montagna e la neve. Sicuramente ormai il telemark sta prendendo piede, è ancora un mercato, diciamo, di nicchia, però non è neanche una tecnica, secondo me è proprio una filosofia come si scia. Ormai al giorno d'oggi tu guardi, tutti vanno a sciare pensando alla velocità, invece il telemark è ancora un modo di divertirsi, di vedere come sono le piste, di sciare in libertà. Ivana della BioOnline, anche voi presente a questa Scufoneda. Sì, dopo una bella gara, dopo un ritorno dagli sci, facciamo un bel massaggio defaticante che, diciamo, velocizza il recupero muscolare. Chi è BioOnline? BioOnline è un'azienda molto importante nel settore dell'estetica e della cosmesi e adesso diamo l'opportunità anche a voi di conoscerla. E soprattutto la conoscono gli appassionati. Felix, com'è questo massaggio? Di altissimo livello, vai BioOnline, vai Ivana. E vai Scufoneda. Vabbè, certo, questo senza ombra di dubbio. Importante la sciata telemark, ma è importante usare gli attrezzi giusti. Siamo con Guido Boito della Crispi. La Crispi è un'azienda che fa attrezzatura per il telemark. Guido, quanto è importante, abbiamo detto, usare la strumentazione giusta? È importantissimo usare una strumentazione adeguata e specialmente uno scarpone adeguato. Ecco. Quali sono le peculiarità? Peculiarità sono le performance date dalla costruzione dello scarpone, più o meno rigido, più o meno alto, compatibile con attacchi 75 mm, quindi telemark classico o NTN, quindi l'evoluzione del telemark che è nata da qualche anno. Crosspitz Monte Croce, un'azienda specializzata nell'attrezzatura del telemark, soprattutto nell'attacco. Quanto è importante sciare col tallone libero ma avere l'attacco giusto? È molto importante perché ovviamente l'attacco è sicuramente il dispositivo di sicurezza nella sciata. Noi produciamo, oltre agli attacchi da telemark, anche attacchi da sci alpinismo. Sul telemark facciamo una soluzione modulare che quindi si può avere un attacco per sciare solamente in telemark oppure anche un attacco che permette di sciare sia in telemark che con il tallone bloccato. Una sciata speciale, ma una sciata trentina. Eh sì, infatti, prodotto made in Trentino, oltre che made in Italy, lo facciamo in maniera artigianale, molto curato nei dettagli, ci teniamo particolarmente all'origine, quindi siamo nati sulle montagne, facciamo articoli per l'alpinismo. Tanta festa, tanta goliardia, tanto sport qui alla Scufoneda, 22esima edizione, ma anche spazio all'enogastronomia. Siamo col direttore vendita di Clay Zuarino, un'importante azienda romagnola di salumi e prosciutto. Ne parliamo col direttore vendita Fabio Lorenzoni. Un evento importante questa Scufoneda. Sì, importantissimo per noi, terzo anno di presenza qui al Passo San Pellegrino. Siamo molto contenti e molto onorati di essere presenti anche quest'anno con i nostri prodotti. Clay è una cooperativa agricola, abbiamo tutta la filiera dei suini nazionali, un macello a Faenza, un prosciuttificio a Langhirano che si chiama Zuarina e Clay che produce salame.
Cristian Mercadante è un telemarchista, ha fatto dalla sua passione un lavoro, sei un fotografo di montagna, di viaggi e di telemarketing e di freeride. Fotografo reporter, diciamo, perché quando vai a fare spedizioni, viaggi in montagna, devi raccontare, no? E quindi puoi usare il mezzo della fotografia e scrivere. Io faccio dei libretti che si chiamano Diari dell'Orso. Prevalentemente i Diari dell'Orso raccontano quelle zone dove puoi arrivare solo coi tuoi mezzi, più o meno estreme. Maggiori informazioni è un sito che si può... non è un sito, sì, sono libri pubblicati, però adesso su internet non si trova molto. Proprio perché il telemark è qualcosa che va in un'altra direzione rispetto ai social network, al virtuale, no? Vedi che siamo qua sulla neve. Quindi li vendi in libreria, poco internet ma tanta libreria. Tanta libreria e poi a Parma, perché io ho una sede e una bottega dove faccio anche altre cose. I'm Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Adamello Ski Ride, sabato 10 aprile 2021. Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Salice, fatti di sport. Road to Fiemme 2026. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Skirama Dolomiti ti aspettano. Cala il sipario su questa puntata di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e allo sport. Per vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito Sportador.tv, ora anche sui social, sui digital device, telefonino e personal computer e sulla nostra applicazione Smart TV, canale YouTube e Dailymotion. Puntata questa, come avete visto, dedicata a due grandi eventi di fine stagione 2019 del mondo della neve: finale nazionale Master, 18esima edizione di sci alpino dalla bellissima Pampiago in Val di Fiemme, e qui dalla Val di Fassa la 22esima edizione della Scufoneda, la festa del telemark e del freeride. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci da Floriano Omoboni. Mi raccomando, seguici sempre anche su Sportador.tv. Ciao e arrivederci alla prossima occasione. In collaborazione con Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Val di Fiemme, Peio.